ed era rap su Romanza Italia in diretta. Buongiorno da Paola 4. State facendo il ponte, lo so ragazzi, molti di voi stanno ascoltando la radio finalmente, perché oggi ponte, domani vacanza, quindi vi godete questi due giorni di relax, di sole, di mare, per chi è già al mare, perché molti in Sicilia saranno già in giro. Ecco, state attenti, attenzione, anche perché purtroppo proprio ieri a Giardini c'è stato un tragico evento dovuto proprio al forte mare, quindi insomma non bisogna stare molto attenti. Alle 11:59 minuti invece è giunto il momento di parlare della nostra rubrica dei consigli utili. Pronti? Via! Consigli utili! E a tal proposito parliamo di consigli utili che riguardano un po' i trucchi, quindi care donne, care amiche, attenzione, perché molto spesso succede che si esce insieme, si esce con un'amica, si va in giro, magari una dimentica il rossetto, mi presti un po' di rossetto, mi presti un po' di mascara, sai, se n'è andato, aspetta, vado in bagno, insomma, cose che sicuramente avete fatto tutte, anzi inviatemi i vostri messaggi e mi raccontate, perché sono sicura che non c'è una persona alla quale non è successo di farsi prestare un rossetto, un mascara o qualunque altra cosa da un'amica. Però bisogna stare attenti, perché il mascara, per esempio, è un prodotto che va a contatto con le palpebre, poiché lo applichiamo dalle radici delle ciglia. Per questo motivo è possibile contaminarlo con batteri infettivi, che molto spesso sono responsabili di problemi come la congiuntivite. Quindi sarebbe opportuno non condividere mai né il mascara né l'eyeliner, perché le matite o gli eyeliner liquidi sono dei prodotti che possono essere contaminati come il mascara, praticamente. Significa che se la vostra amica ha un virus o dei batteri negli occhi usando il suo eyeliner, ci sono buone probabilità che contraiate anche voi un'infezione agli occhi. Una delle complicazioni che potrebbero sorgere è nota come cheratite, che provoca un'infiammazione della cornea, e poi sono problemi, perché comunque i problemi agli occhi sono davvero molto delicati. Matite o balsami per le labbra, anche qui bisogna stare attenti, perché la bocca di tutte è piena di batteri, e nonostante questi non sempre producano infezioni, esiste una probabilità molto alta di soffrire di alcuni disturbi qualora si condividano prodotti di bellezza come il rossetto o il burro cacao. Quindi, entrando direttamente in contatto con la pelle, condividerli facilita il contagio di infezioni come per esempio l'herpes. Alcuni batteri possono viaggiare attraverso questo mezzo causando alterazioni del pH della sottile pelle delle labbra, quindi attenzione anche, ecco, questo magari non ve lo aspettavate, però bisogna stare attenti ai pennelli e alle spugnette. Per ridurre il rischio di malattie e infezioni cutanee, in questo caso è indispensabile lavarli regolarmente, quindi utilizzarli e non tenerli sempre, per esempio, nei vostri astucci. Assolutamente è importante lavarli spesso. Anche se di solito a occhio nudo non si nota, questi accumulano dei germi e delle cellule morte che con il passare del tempo influiscono sulla salute della pelle. Poi per questo motivo che dobbiamo farne con un uso condiviso, soprattutto con persone che soffrono di acne, irritazioni, allergie, magari non lo sapete, vi contagiano. Per quanto sia pulita la pelle dell'altra persona, c'è sempre il rischio di contagio qualora presenti uno qualsiasi di questi disturbi da me elencati. Deodorante stick o roll, attenzione, perché i deodoranti in formato stick o roll-on sono prodotti che in nessun caso devono essere condivisi, sono molto personali, perché anziché proteggere possono provocare cattivi odori e infezioni. Sebbene il loro uso individuale sia efficace e salutare, condividendoli vi esponete a batteri, sudore, particelle che ne alterano la superficie, quindi è importante non condividerli. Depilatori elettrici e rasoi, anche questi sono degli utensili molto personali e aiutano a eliminare la peluria indesiderata in qualsiasi parte del corpo, e sebbene rappresentino un metodo igienico e facile per svolgere questa attività, non devono essere condivisi con nessuno, e perché bisogna stare molto attenti. Sebbene rappresentino un metodo igienico e facile per svolgere questa attività, non bisogna condividerli, come non bisogna condividere il taglia unghie. E se vogliamo mantenere le nostre unghie belle e sane, è meglio avere un proprio taglia unghie personale. Anche se condividere questo oggetto sembra normale e privo di importanza, in realtà può influire sull'insorgenza di infezioni. E infine la crema per il corpo in barattolo. Ogni volta che si mettono le mani all'interno del barattolo della crema per il corpo si lasciano dei batteri, e questo è un po' esagerato, però è vero, è così. Bisogna tenere presente che anche
l'altra persona ha dei germi sulle mani. Anche se può risultare un po' allarmante, è meglio evitare questa condivisione per non incappare in disagi. Evitate quindi la manipolazione di questo prodotto di bellezza senza esservi lavati accuratamente le mani. Eccolo, questo invece è molto importante. Noi ci fermiamo giusto un attimo perché c'è la pubblicità e poi torniamo con le nostre rubriche.